quanto manca. Non si chiedono altro i tifosi del Lecce, che attendono con trepidazione il fischio d'inizio, ma forse ancor di più quello finale di Lecce Paganese, penultimo turno di campionato di Serie C, e partita che potrebbe regalare la promozione in D per i giallorossi dopo sei stagioni di inferno di terza serie. Saranno circa 23.000 i sostenitori salentini pronti a invadere i gradoni dello stadio Via del Mare, apertura cancelli dalle ore 15, e pronti a spingere Lepore e compagni alla vittoria, unico risultato utile per poter festeggiare con 90 minuti d'anticipo. E davanti al pubblico amico, la tanto agognata promozione. L'atmosfera è febbricitante e non potrebbe essere altrimenti, c'è la sensazione di essere a un soffio, a un passo, da una festa rimandata fin troppe volte, ma che adesso non può e non deve sfuggire. Eppure mister Fabio Liverani, nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato di settimana tranquilla, fatta di tanto lavoro. È giusto così, ma i suoi occhi tradivano uno stato di attesa non indifferente. Liverani vuole la doppia festa, che è voglia di giocare e soprattutto di vincere. Per farlo, per la volta più importante di tutte, il tecnico romano, che oggi compie 42 anni, ma che per festeggiare aspetta le ore 19.20, punterà sull'usato sicuro e collaudato, affidandosi cioè alla formazione tipo ammirata nelle ultime settimane. Unica novità dovrebbe essere il rientro tra i titolari di Luca Di Matteo, il terzino sinistro. Infatti, ha smaltito del tutto l'infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per qualche settimana e ora è pronto a riprendere la staffetta lasciata a Legittimo. Il suo collega di ruolo, a destra, sarà il capitano Checco Lepore, mentre Cosenza e Marino faranno da guardia a Perocchini. Arrigoni, al quale manca solo il gol per coronare una stagione magnifica, guiderà la manovra, affiancato da Armellino e Mancoso. In avanti, Costa Ferreira agirà alle spalle del duo Saraniti di Piazza. In panchina tutti gli altri, in tribuna anche Riccardi e Torromino. Altra parte, occhio alla Paganese. I campani, infatti, sognano una salvezza diretta che avrebbe del clamoroso, ma soprattutto sono a caccia del punto che garantirebbe loro di giocare lo spareggio contro il Fondi tra le mura amiche. Per mister De Sanso, però, sarà tutt'altro che semplice, non solo perché renderà visita alla capolista pronta a far festa, ma anche perché deve fare i conti con la lunga serie degli indisponibili. Oltre allo squalificato Tascone, infatti, hanno dato forfait anche Fabinho, Grillo, Meroni, Baccolo e soprattutto il capocannoniere Scarpa. Sarà allora 3-5-2 con l'ex Gomis tra i pali, Piana, Carini e Acampora dietro, Della Corte in gamba, Nacci, Bensai e Tazza a comporre la folta mediana, Cesaretti Cernigo tandem offensivo. Trepidante attesa. Calcio d'inizio alle ore 17.30 agli ordini del signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. Ore 17.30 appuntamento con la storia. Ultima modifica 29 aprile 2018 215.